Due borseggiatori alla ricerca di qualche facile colpo da mettere a segno per poi darsi alla fuga. E una signora anziana, 93 anni, in attesa alla fermata dell'autobus tutta sola, sotto gli occhi della coppia di malintenzionati. La preda perfetta, il più classico gioco da ragazzi. E invece quello che doveva essere un bottino facile si è trasformato in un incubo quando la signora, in barba all'anagrafe, ha mostrato di avere coraggio da vendere, reagendo quando si è accorta che qualcuno stava tentando di strapparle la borsa per poi darsi alla fuga. Hanno provato a fregare la persona sbagliata, racconta oggi Felice Evangiones, già ribattezzata nonna eroina sui social per la grande determinazione dimostrata. La donna era uscita di casa per andare a comprare un biglietto di auguri per una conoscente, che aveva da poco compiuto gli anni, quando è finita nel mirino di due persone che hanno cercato di strapparle via la borsa dopo essersi avvicinati di soppiatto alle sue spalle. Nella foga, Eva è finita a terra, ha battuto la testa sull'asfalto, e ha visto le sue scarpe volare via, in mezzo alla strada. Ma, nonostante la paura, non ha mai mollato la presa, non rassegnandosi all'idea di darla vinta a quei criminali, che l'avevano subito bollata come facile preda. Così è rimasta attaccata alla borsa nonostante gli strattoni, fino a quando altri passanti, notando la scena, non sono corsi nella sua direzione. Vedendo la malparata, i due borseggiatori hanno deciso saggiamente di lasciar perdere e darsela a gambe, prima di essere linciati dalla folla. Eva, che ha tre figli, otto nipoti e la bellezza di 11 bisnipoti, si è così rialzata. E, nonostante il dolore per qualche ferita superficiale dovuta al contatto con il cemento, ha mostrato a tutti il suo sorriso soddisfatto. A raccontare l'accaduto è il Sun, che ha intervistato la donna. Punto non mi sono lasciata intimidire, ha raccontato Eva, ho pensato. Succeda quel che succeda, non avranno mai la mia borsa. Certo, quando mi sono ritrovata a terra con quelle due persone sopra ho avuto paura. Ma non mi sono comunque arresa. La polizia ha poi fatto sapere di essere riuscita a rintracciare i due malviventi e di averli arrestati per l'aggressione.